Adesso noi abbiamo questa parte di congresso destinata agli ospiti fino alle 6:30. Abbiamo Riccardo Rencini, come diceva prima, viceministro, Luca Talluri, presidente di Federcasa, Daniele Barbieri del SUNIA, Simona Panzino di APS di Roma e Lorenzo Mangiolini del Movimento Lotta in Casa per Firenze. Gli altri interventi di ospiti, se ce la facciamo, possiamo ospitarli dentro le 6:30, altrimenti domattina noi abbiamo dedicato dalle 9 alle 13:30 una sessione pubblica che sarà anche in diretta streaming, sarà vista anche da altre persone e quindi vi potranno intervenire insieme agli messaggi video che saranno poi forniti domattina. Io do la parola a Riccardo Vincini, che ringrazio ancora a parte del congresso. Grazie, intanto grazie per l'invito. Non ho avuto nessun dubbio ad accettarlo, anche se c'erano dei cattivi consiglieri che sostenevano che il governo è bene che non partecipi a condizioni eccetera. Io invece ho sempre ritenuto che la cosa fondamentale sia andare ad ascoltare le posizioni che seguono il più lontano possibile. Non sono sorpreso invece di scoprire che ci sono una serie di questioni che rimangono lontane. Io appartengo alla categoria di chi ritiene che avessero totalmente torto Luciano Lama quando sosteneva che il salario è una variabile indipendente. Non è una variabile indipendente. Quindi se l'economia tira si possono fare delle cose, se l'economia non tira non si possono fare certe cose. Ma mi scopro invece che questa non è una novità, non sono sorpreso, su una serie di proposte concrete assolutamente d'accordo, e provo ora a spiegare anche che cosa si può fare rispetto a ciò che il vostro segretario ha messo nello spianto. Ci sono due punti che appartengono alla relazione e che sono stati un po' il punto, e sono felice che lo abbia ricordato lui, perché abbiamo partecipato assieme, l'ho ricordato soltanto quando ti sei messo di profilo, allora ho riconosciuto la faccia a una trasmissione alla 7 una mattina. Però in quel caso abbiamo condiviso due posizioni e lo ha ricordato lui, non l'avrei fatto io per correttezza. Quando il vostro segretario, vecchia edizione del partito ottocentesco, come la mia, segretario è una cosa e presidente è un'altra, quando ricordava che su alcuni punti il governo non ha avuto opinioni uguali. Che sono esattamente i due ricordati. Il primo riguarda la vendita di alloggi all'asta. È vero, il resoconto fatto corrisponde esattamente alla verità. C'era già un decreto che era pronto per la bollinatura, il DCPA, e poi quel decreto è diventato, no, non B, è diventato quasi Z, nel senso che era abbastanza diverso nel contenuto. E poi alla fine, e questo lo dobbiamo anche a una serie di pressioni che sono venute da chi svolge la sua attività, in questo caso l'Unione Inquilini ed altri, ma ha trovato all'interno del governo una posizione, si è avvalso, diciamo così, di due posizioni che non erano perfettamente in linea. Io ho vinto su questa, ho perso invece, perché la mia posizione è apparsa, è risultata alla fine sconfitta. Su quei 2.000 casi non saremo d'accordo mai sul numero, perché i numeri nostri sono 1.800, 1.900 eccetera, per avere numeri diversi, stiamo allora sulla sostanza. I casi di quei soggetti deboli, anzi fragilissimi, per malattia, non solo per reddito, che sono soggetti a sfratto eccetera eccetera eccetera. La mia opinione era una posizione diversa da quella che ha prevalso, ha fatto capolino per un momento all'interno del Consiglio dei Ministri,
e poi alla fine è rimasta in una posizione marginale, quella cioè di consentire a quel numero X, in condizioni di straordinaria fragilità, di avere un elastico di permanenza, di proroga, non durevole con una data certa, ma un elastico fino alla risoluzione del problema. Il che avrebbe impegnato tutta una serie di soggetti istituzionali a muoversi per affrontare il problema e provare a risolvere, una sorta di sinergia senza la quale risulta decisamente complicato mettere le mani per una risoluzione puntigliosa, decisiva e risolutiva. Tre questioni e vengo al punto. Questo governo, come quello precedente e quello ancora precedente, hanno trovato una condizione dell'edilizia residenziale in Italia, pubblica in Italia, terribile. I numeri sono quelli detti. L'ERP, sommando dentro tutto quello che è ex gli ACP, quelle che sono le proprietà dei comuni, eccetera, ammonta a circa 970-980 mila alloggi. Le richieste sono di circa 600.000 spiccioli, 700.000, noi abbiamo un dato, diciamo 650.000, non cambia nulla, e i due numeri non possono stare in equilibrio e non sono destinati a stare in equilibrio, perché c'è una sproporzione evidente, ma è una sproporzione che aumenta perché dentro a quei 900-950.000 alloggi ci sono due casi che bisogna per forza di cose girare. Il primo è che un 15% di persone che vi risiedono non ha più i titoli per risiedervi, perché hanno maturato condizioni di reddito, e ne sono assolutamente felice, per il quale superano la soglia che era stata prevista. È la ragione per la quale si è prevista la possibilità di consentire l'acquisto all'asta, ma all'asta di un certo tipo, eccetera, eccetera. Secondo, ed è il punto veramente debole, un terzo degli alloggi, c'è chi sostiene il 25%, diciamo il 30%, perché i numeri precisi in questo caso non esistono, quindi diciamo circa il 30% degli alloggi che hanno queste caratteristiche si trova in condizioni di inabilità, invivibilità, disuso, necessità non di manutenzione leggera ma di manutenzione straordinaria e più pesante. Quindi il numero vero non è 900 spiccioli mila, ma il numero vero è un numero che si risentisce per lo meno di un 30%. Ora, il numero che voi mettete qui come risolutivo, il milione è accidenti se è risolutivo. Sarebbe decisamente risolutivo. Facciamo un miliardo. Ma è una misura che io reputo dal punto di vista operativo decisamente molto alta, fino a tal punto da essere molto difficilmente realizzabile, molto difficilmente nei tempi della politica realizzabile, tanto più se si pensa di realizzarla alla condizione che non ci debba più essere uso o abuso del territorio vergine, perché il numero è così alto che non torna con l'incagliato all'interno delle banche che può essere preso e le proprietà pubbliche demaniali, a cominciare dall'uso delle caserme che devono essere dismesse, la somma è una somma decisamente più bassa. Ma il fatto che sia una somma più bassa obbliga a intervenire comunque e ancor più rapidamente. Il punto è come si interviene. Allora, metto fra parentesi un punto che non è stato toccato e che forse va invece, se non sottolineato tre volte, perlomeno una volta, sì. Perché le politiche tra il governo Letta e l'attuale governo legate all'abitazione, alla politica abitativa, se non ha compiuto una svolta a 360 gradi, qualche punto l'ha segnato, perché l'investimento che noi abbiamo sul bilancio, già speso, già assegnato alle regioni e potenzialmente spendibile, è di circa, in forma diretta e in forma di defiscalizzazione, di 2 miliardi e 600 milioni di euro, tutto sommato. 2 miliardi e 600 milioni nelle varie voci non è una misura sufficiente, è così insufficiente che a marzo e in aprile sono stati messi in cottura due altri fattori
Il primo sono circa 500 milioni, 470, che riguardano politiche di restauro e di manutenzione di una parte rilevante di quegli alloggi di edilizia residenziale pubblica che hanno bisogno di essere, che hanno necessità di essere manutenuti. E c'è un accordo che noi abbiamo fatto con Libera e che verrà reso pubblico nell'arco di pochissime settimane per l'utilizzo di beni strappati alla mafia, mafia e varie associazioni criminose, in modo da essere governato, consegnato ai comuni e consegnato a politiche abitative di ordine sociale. Parliamo di numeri che non sono numeri decisivi, ma parliamo di numeri che vanno ad affrontare il punto. Qual è la terza delle questioni, che ha numeri decisamente più alti? È quella politica di housing sociale che dovrebbe andare a mettere mano ad una deficienza che è una deficienza italiana strutturale. Noi abbiamo 4 alloggi di housing sociale su 100, paesi che hanno caratteristiche non dissimili dal nostro, l'Austria, l'Olanda oscillano, l'Olanda è il 32, l'Austria è il 18%. Paesi più deboli da questo punto di vista, come l'Inghilterra e la Francia, scendono dal 18 al 16. Quindi i più piccoli, meno l'Italia, 4 volte tanto rispetto all'Italia. Qual è l'operazione in corso? Andare a prendere ciò che è incagliato all'interno delle banche e ciò che sia immediatamente disponibile, sostenerlo in una azione congiunta, sinergica tra l'ANCI, la Cassa Depositi e Prestiti e le varie strutture che hanno competenza, a cominciare dal Ministero, e utilizzarlo per affitti calmierati, per vendite a prezzo calmierato e per affitto calmierato con destinazione vendita a un prezzo che sia un prezzo che è conosciuto per chi intende operare sul mercato. Era già stata bollinata questa iniziativa, si è fermata con l'arrivo del nuovo ministro, è in lettura in questi giorni, c'è l'ipotesi di corredarla ulteriormente. Il punto è dove si pescano nuovi finanziamenti per renderla ancora più completa. Voi avete una proposta che è quella di lavorare molto di più sulla rendita e non ho ragione di essere in disaccordo, nessuna ragione per essere in disaccordo. Io ho proposto e ho messo sul tavolo un'ipotesi aggiuntiva di lavorare più quanto a presa fiscale per tutto quel mondo del gioco d'azzardo che in Italia ha percentuali elevatissime e che lascia nelle casse dello Stato soltanto pochi spiccioli. Noi abbiamo chiesto di prendere da lì, alzando la pressione fiscale su quel mondo, fra i 2 e i 3 miliardi di euro, e la misura 2-3 miliardi di euro potrebbe essere una misura adeguata per intervenire su quelle politiche a sostegno delle fragilità sociali che sono suddivise in larga parte in 2 fattori. Il primo riguarda le politiche del lavoro e il secondo riguarda le politiche abitative. È un'operazione fattibile subito, perché sappiamo quanta è la massa del gioco, tra i 90 e i 98 miliardi di euro annui, e sappiamo quali sono le società che governano il gioco d'azzardo. Quindi abbiamo nomi, cognomi, indirizzi, e quindi avremo la possibilità di prendere da un pezzo di mercato con una pressione fiscale che va a toccare non le famiglie in stato di difficoltà, ma va a toccare un mondo che ha, diciamo così, alcune caratteristiche. Aggiungerei, e ho concluso, 2 altre considerazioni. La prima di ordine generale. Io appartengo alla categoria di chi ritiene che il tempo che viviamo abbia caratteristiche di durevolezza. Non credo che la crisi 2008-2015 sia una crisi superabile nell'arco del poco tempo. Questo significa che c'è bisogno di politiche strutturali robuste e la politica strutturale che riguarda il mondo della casa è una di quelle necessarie e bisogna finanziarla quindi con le caratteristiche della priorità. Secondo, bisogna cominciare a intendere la famiglia in maniera un po' diversa da ciò che riteniamo o che ritengono taluni essere e ormai non lo è più. Noi abbiamo ormai una tipologia di famiglie tipo che sono quelle iscritte all'anagrafe del Comune di Milano.
La maggioranza delle famiglie iscritte al Comune di Milano hanno caratteristiche molto diverse dalla famiglia fatta da padre, madre e due figli. Temo, penso, che la tendenza sia quella. Famiglie mononucleari, il pensionato che non arriva a fine mese che si accompagna, vive, si sposa con una pensionata che non arriva a fine mese, ragazze e ragazzi che studiano fuori dalla loro residenza abituale, eccetera, eccetera, eccetera. Questo richiede due fattori operativi. Il primo, pensare a una politica della casa diversa da quella tradizionale. E siccome presenta misure che hanno caratteristiche diverse, se vivi da solo non hai bisogno di 124, la cosa può essere abbordata con più facilità dal punto di vista operativo. Secondo, bisogna dare un indirizzo alle regioni italiane, perché lì è la competenza, che laddove vi è la possibilità di mettere sul mercato mutui agevolati, i mutui agevolati non possono essere, per l'acquisto della prima abitazione, non possono essere vincolati a un tipo di famiglia che è considerata come la famiglia solita. Le coppie ne hanno diritto senza nessun altro accidente o senza nessun altro aggettivo. Se hanno la possibilità di concorrere all'acquisto, devono avere la possibilità di concorrere attraverso il conferimento di un mutuo agevolato, esattamente come la famiglia con figlio, la famiglia regolarmente tale di fronte a un pubblico ufficiale o di fronte ad un sacerdote. Ho finito. La questione dell'housing sociale, che ricordavo sul finire del mio intervento, tanto più se corredate di altri interventi avrà bisogno di una valutazione. La valutazione si fanno con tutte le organizzazioni che hanno caratteristiche sindacali o di rappresentanza di un mondo molto diverso, con fattispecie diverse, con caratteristiche diverse come quello di chi si occupa di politica abitativa. La cosa riguarda naturalmente anche l'Unione Inquilini ed è a quel tavolo che la valutazione poi andrà fatta, io spero, dopo che il ministro Del Rio l'avrà valutata nei prossimi giorni, entro il mese di maggio, perché prima facciamo, prima siamo in grado di spendere, prima siamo in grado di vedere anche qualche buon risultato.